Ciao a tutti quanti, benvenuti ad un nuovo video del canale di Luca. Angolazione cambiata, la spada di Kylo Ren. Ma sono appena arrivato a casa e sono in mutande. Evitiamo le sconsce di età minore di 18 anni. Nuovo episodio, questa volta doppio, della rubrica L'accendiamo, che non facevo da un po' di tempo. La rubrica nella quale troverete le espressioni alla cazzi e mazzi, molto così alla sborracciona, delle candele che ho provato o che colleziono, che praticamente qua sotto la mia collezione. Allora, oggi parleremo di altre due Candleberry, le ultime due tartine che posseggo, perché le altre due avete già visto le tartine, Warm Caramel Brûlée e Apple Fried Traitor Fire Third, la frittella di mela, e poi anche la Jara Candleberry, questo qui è la, ovviamente, Red Velvet. Avete già visto tutte quante le mie Candleberry. Ma ora adesso vi faccio vedere, vi presento due tartine, sempre per gli amanti dei dolciumi, ok? Una è Bourbon Roasted Pecans. Ah, fotocopertina. Ok, sono sempre osceno. Una è Bourbon Roasted Pecans, questa. E l'altra si chiama Dixieland Cream, questa. Direi di iniziare subito con la Bourbon, ok? Allora, come sapete, voi quando l'aprite trovate la tartina, va bene? Che è un po' unta, ok? Ma non unta come le Goose Creek, che saranno per una più in futuro. Quelle lì sono proprio unte, roba la tocchi, penetri la cera, ti smerdi il dito, ok? Queste qui sono untine. Sapete che praticamente è una, la tartina, questa qui sembra una, veramente una torta di compleanno, è fighissima. Questa qui dovrebbe essere, traduzione letteraria, pecans, noci arrostite col bourbon, ok? L'odore, sì, è buono, si sente un po' la... Scusate un attimino, interruzione, presenze aliene. Rieccomi, perdonatemi. Allora, l'odore appunto sa da noce alcolica. Io, come vedete, ho bruciato due fettine. Ed è buona, ok? Però vi consiglio, se accendete questa fragranza, di arieggiare la stanza, ossia accenderla magari con un po' la finestra aperta, perché se la lasciate nella stanza, come ho provato io, con la finestra chiusa, porta chiusa, morite, perché sinceramente a me è venuto il volto a stomaco. L'odore, una volta bruciata, è un misto tra pasta all'olio, ma proprio con 40 litri di olio cuore, e pasta al burro con 40 kg di burro, quindi è una cosa abbastanza stomachevole, ok? Cosa che può prendere anche la testa alcune persone. Quindi ve la consiglio, è buona, sì, però dovete tenere la stanza bene arieggiata. La seconda, come vi ho detto, è Dixieland Cream, che dovrebbe essere crema della terra delle fate, non lo so, non mi ricordo l'inglese, ok? E praticamente ne ho già bruciata 4 fette perché è deliziosa, ok? Ha questo colore marroncino ocra, giallo ocra, e rispecchia letteralmente la descrizione che le danno sul sito Tempter. Vi lascio giù nell'info box il sito appunto tempter.it, nel quale io compro le Candleberry con i miei rivenditori praticamente, ok? Perché la descrizione la definisce come non è né vaniglia, né cioccolato, né nocciola. In fin di conti, quando la si accende, si sentono tutte e tre insieme mescolate. Quindi all'inizio dici, nocciola, no, aspetta, cioccolata, no, questa qui è... Ah, questa qui è, cosa ho detto, vaniglia, questa qui è vaniglia. Quindi si sente questo sborratamente... mescolanza di profumi, ed è fantastica, ve la consiglio veramente. Ho provato anche altri brand, adesso sto accendendo della Woodwick, la fragranza Fireside, che dovrebbe essere tipo angolo del fuoco, sa da dopo barba macio, proprio quelli lì tutti palestrati col dopo barba maschio, ed è abbastanza buona. E delle Candleberry devo provarle,
anzi vi mostrerò magari in una prossima puntata le mie rarità, perché non ho solamente le giare di rare, ho anche le tartine, c'ho una scatola che è sotto la webcam, perché dovreste vedermi adesso in che posizione sto registrando, con scatoline una sopra l'altra per elevarmi affinché alzo la telecamera alla mia altezza. Ma va bene, Luca si è anche abbastanza impapinato per questo video, quindi questo era l'episodio di L'accendiamo, inerente alla Dixieland Cream e alla Roasted Bourbon Pecans. Ci rivediamo ad un prossimo episodio di questa rubrica e ad un prossimo video del canale di Luca. Un bacio a tutti quanti, un abbraccio e ciao!